Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che accadrà durante questa settimana all'energia maschile e femminile collettiva. L'energia maschile la chiamo DM perché sta per Divine Masculine o Divino Maschile, mentre l'energia femminile la chiamo DF perché sta per Divine Feminine oppure Divino Femminile. Per semplificazione potete pensare che i DM siano gli uomini e le DF siano le donne, però trattandosi di energie ci possono essere delle eccezioni. Quindi ci potrebbero essere uomini che risuonano di più con l'energia della DF oppure donne che risuonano di più con l'energia del DM. Entrambe queste energie sono comunque presenti a livello individuale, soltanto che una tende a prevalere sull'altra, quindi ci si identifica con l'energia che è prevalente. Alcuni aspetti dell'energia non prevalente potrebbero comunque risuonare con voi. Queste letture possono essere viste in due modi, sia il rapporto tra voi e gli altri, sulla base della vostra energia prevalente, e sia il rapporto a voi stessi, perché l'energia femminile rappresenta la sfera emotiva, l'energia maschile rappresenta l'azione. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione del video, direi di iniziare subito. Allora, prima di iniziare ho fatto una breve meditazione e ho avuto diverse visioni di fiori. Innanzitutto la rosa, che rappresenta il perdono, rappresenta anche l'amore, l'unione tra l'energia maschile e quella femminile. Ho visto poi il fiore di loto, che è associato alla purezza, è associato alla rinascita e al risveglio spirituale. E poi ho visto il girasole, che è anch'esso associato al risveglio spirituale, ad una sorta di illuminazione. Successivamente ho avuto la visione di un oblò, di una nave, e da questo oblò che era sott'acqua fuoriusciva un fascio di luce. Ho visto poi i raggi del sole, il che mi dice che c'è qualcosa che ha a che fare con la chiarezza questa settimana, verrà fatta luce su qualcosa o c'è una positività che giunge in una situazione. Ho visto poi quello che mi sembrava essere un cavallo. Però aveva gli occhi di un serpente. Il cavallo di per sé, o perlomeno quello che io ho percepito essere una sorta di cavallo, indica che bisogna muoversi in libertà, soltanto che bisogna farlo forse in una maniera che è più onesta e più diretta. Adesso vediamo con le carte qual è l'energia generale per l'energia maschile durante questa settimana. Qual è l'energia generale? C'è la carta di successo e poi abbiamo la carta di avere fiducia. Quindi l'energia maschile deve avere fiducia perché in una particolare situazione avrà successo, nel senso che ci sarà un risvolto positivo, riuscirà ad ottenere qualcosa o a superare una particolare situazione. Quindi ci sono delle energie molto positive che si verificheranno questa settimana, c'è voglia di festeggiare quasi o comunque c'è un'energia di positività che emerge. Vediamo invece per l'energia femminile, qual è l'energia generale per l'energia femminile durante questa settimana. L'energia femminile è la carta di completamento di un ciclo e poi c'è visione distorta sul fondo del mazzo. Quindi per l'energia femminile si chiude una sorta di fase, a quanto pare, si completa qualcosa. Questo potrebbe indicare, per esempio, che si completano dei progetti, si completa qualcosa che si stava facendo e c'è la presenza di visione distorta, quindi forse c'era una visione distorta che si aveva nell'ambito di una situazione e finalmente si chiude quel ciclo. Forse si era indecisi riguardo una situazione e adesso non si è più indecisi. Adesso vediamo quali sono gli spiriti animali per l'energia maschile durante questa settimana. Quali sono gli spiriti animali per l'energia maschile? C'è la carta della stella marina che dice fidati delle tue sensazioni, poi abbiamo l'orca che dice rafforza e coltiva le tue relazioni con gli altri ed il coniglio sai per ricevere abbondanza e prosperità. Quindi questa è una settimana in cui l'energia maschile deve cercare di coltivare di più le relazioni con le altre persone e ci saranno delle sensazioni di benessere che verranno avvertite, sensazioni di prosperità che potrebbe essere a livello materiale ed economico oppure anche a livello di rapporti, di sensazioni interne. La stella marina suggerisce di fidarsi delle proprie sensazioni perché sono corrette nell'ambito di una specifica circostanza. Vediamo invece per l'energia femminile quali sono gli spiriti animali per l'energia femminile. C'è la carta della marmotta che dice crea la tua strada per il successo ed il piccione, l'amore ti circonda. E questo mi ricorda un pochettino la rosa perché sta ad indicare appunto l'amore, l'unione tra il maschile ed il femminile. Insomma, c'è amore che circonda l'energia femminile sotto diverse forme e si è invitati questa settimana a creare la propria strada per il successo in maniera autonoma. Quindi significa che bisogna darsi da fare per poter avere questo successo, per essere in questa energia che è abbondante.
Poiché entrambe le energie sono presenti dentro ciascuna persona e abbiamo per l'energia maschile la carta di successo, vedo che le persone hanno questa spinta interna, questa sensazione che proviene dalla propria sfera emotiva di voler creare qualcosa questa settimana oppure di darsi da fare per avere successo in una particolare operazione e a livello di azione lo si farà. E questo poi spiega anche la sensazione di prosperità che si avverte. Adesso vediamo cosa accadrà all'energia maschile durante questa settimana. Cosa accadrà all'energia maschile durante questa settimana? C'è la carta degli amanti con i raggi solari. Cosa accadrà all'energia maschile durante questa settimana? C'è la carta del 9 di spade. Poi c'è la carta del 6 di denari. Cosa accadrà all'energia maschile durante questa settimana? Questa al contrario ed è la giustizia. Fondo del mazzo c'è la carta della forza. Da capo vedo sempre questi raggi che fuoriescono, sono presenti in diverse carte. Vediamo perché c'è la carta degli amanti per l'energia maschile questa settimana. Perché c'è la carta degli amanti per l'energia maschile durante questa settimana? C'è la carta del 5 di spade, della luna, fondo del mazzo, un altro 5 che è quello di bastoni. Perché c'è il 9 di spade per l'energia maschile questa settimana? C'è la carta del 4 di spade, fondo del mazzo e 7 di bastoni. Perché c'è il 6 di denari? C'è la carta del 2 di bastoni, fondo del mazzo e cavaliere di spade. Perché c'è la giustizia al contrario? Perché c'è la giustizia al contrario, c'è il fante di denari e abbiamo la temperanza. Innanzitutto vedo la presenza di conflitti o tensioni che si potrebbero essere verificati prima oppure che si potrebbero verificare questa settimana intorno ad uno specifico rapporto. E non per forza questo ha a che fare con l'amore, ma si tratta di una persona che questa settimana è significativa e con la quale ci potrebbero essere questi problemi o ci sono stati in precedenza. Quello che è successo è che dopo queste tensioni c'è stata un'assenza di comunicazione. Vedo che qualcuno ha alzato le difese e non si è mosso nei confronti dell'altro e questa cosa stressa tantissimo l'energia maschile perché quello che vorrebbe fare è cercare di riportare un equilibrio in quella situazione, cercare insomma di risanare le cose. Vedo che è combattuta per un bel po' se entrare in azione o meno, si sente bloccata, come potete vedere in questa carta, però poi decide di fare qualcosa per riportare questo senso di maggiore giustizia, perché più è bloccata nelle sue indecisioni e più la stessa energia maschile si sente in un'energia che è instabile. Ci sono delle energie maschili del passato che si vorrebbero fare risentire presso qualcuno con il quale non c'è più nessuna forma di comunicazione e vedo che quelle energie maschili sono in conflitto dentro di loro se fare questa cosa oppure no, perché vedo che c'è ancora del dispetto che è presente o comunque il fatto di voler far vedere di essere i tosti della situazione e che non se ne fregano niente. Ma in realtà non è così, in realtà stanno male e hanno paura che l'altra persona risponda con il silenzio, cioè che non risponda ad una possibile comunicazione e non faccia assolutamente niente. E vedo che da parte di questa energia maschile c'è voglia invece di farsi risentire, però potrebbe essere passato un bel po' di tempo. Ci sono altre energie maschili che questa settimana potrebbero avere difficoltà nell'esprimere qualcosa che sentono dentro. Hanno paura di dirla perché non vogliono far vedere, per esempio, di essere vulnerabili oppure perché c'è qualcosa che loro tendono a voler nascondere. Soltanto che più tengono questa cosa per loro, più si impuntano nel non dire nulla e più poi stanno male perché si crea questa sensazione di instabilità a livello interiore. Quindi c'è bisogno di dire quella cosa. Non so che cosa sia. Potrebbe essere, per esempio, qualche problematica che stanno affrontando e che non vogliono rivelare alla persona con cui sono in relazione, oppure potrebbe essere qualcosa che ha a che fare con la sfera emotiva. Insomma, ci sono delle cose che l'energia maschile deve tirare fuori, però potrebbe avere paura di sembrare debole nei confronti della persona con cui sono in relazione. Poiché originariamente la carta degli amanti rappresenta le scelte più che i rapporti, ci potrebbero essere delle scelte
che sono molto importanti, che l'energia maschile deve prendere questa settimana, la mente gioca un po' di scherzi. Si ha paura di fare una scelta sbagliata, non si vede chiaramente la situazione, quindi c'è molta confusione, molta indecisione e quello che succede è che si sta fermi, perché è la mente stessa che pone dei freni all'azione e ci si stressa, si è parecchio dentro la propria testa per quanto riguarda una decisione che deve essere presa e questo potrebbe essere legato a dei pagamenti che sono significativi questa settimana, che si devono fare oppure ricevere. E quello che succede è che più si è indecisi, più c'è questa instabilità, soprattutto se si approccia una specifica scadenza e quindi questo mette pressione perché c'è bisogno di fare una scelta, c'è bisogno di entrare in azione. Finalmente, dopo aver aspettato un bel po' di tempo. Quindi questa settimana bisogna cercare di non procrastinare, ma di avere un'idea chiara su una decisione che bisogna prendere. Adesso vediamo per l'energia femminile. Allora, che cosa accadrà all'energia femminile durante questa settimana? Cosa accadrà all'energia femminile durante questa settimana? Abbiamo la carta del Re di Bastoni, Signore di Fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Cosa accadrà all'energia femminile durante questa settimana? C'è la carta del 2 di spade. Cosa accadrà all'energia femminile durante questa settimana? Questa è la morte, devo dire, si stava girando in posizione orizzontale. È incredibile, c'è una barca, perché io ho visto la visione sott'acqua di uno blò. Dove c'era un fascio di luce, lo vedo qui. Ad ogni modo, cosa accadrà all'energia femminile durante questa settimana? C'è la carta del 7 di spade. Fondo del mazzo c'è la carta del 3 di coppe. Andiamo a chiarire subito perché c'è il re di bastoni per l'energia femminile durante questa settimana. C'è la carta del 10 di spade, fondo del mazzo, il 4 di spade perché c'è il 2 di spade per. Ok, abbiamo la giustizia. Con l'otto di denari, fondo del mazzo, cavaliere di spade, perché c'è la carta della morte in una posizione orizzontale per l'energia femminile, c'è la carta del fante di denari, fondo del mazzo, il nove di denari, perché c'è il sette di spade per l'energia femminile questa settimana, c'è la carta della papessa, fondo del mazzo. Folle. Allora, innanzitutto, come messaggio generale, vedo che anche l'energia femminile questa settimana è alle prese con una scelta che deve fare e bisogna avere il coraggio di fare questa scelta, di entrare in azione e di mettere fine a quell'indecisione. Ma quello che accade è che spesse volte si tende a procrastinare, quindi si tende ad evitare di prendere quella decisione. Altre cose che vedo che l'energia femminile risulta essere fortificata da un evento che l'ha ferita tanto. Si può trattare di qualcosa che si è verificato in precedenza o qualcosa che si verifica questa settimana. Cioè, ci sono state o ci saranno delle cose che feriranno, o perché c'è una persona che dice specifiche cose, oppure perché le fa. Lei si sente fortemente ferita. Però vedo che si riprende e che si sente più forte rispetto a prima, quindi entra in questa energia che è molto più tosta e più coraggiosa, fortificata da quel dolore che le è stato inflitto. Un'altra cosa che vedo è che c'è una sensazione di dolore che ha a che fare con una persona che ha un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Potrebbe essere qualcosa che viene detto, qualcosa che viene fatto e che porta l'energia femminile a sentirsi a terra per quanto riguarda quella circostanza e ha bisogno di fare una pausa per riprendersi. Come vi ho detto prima, c'è un'importante decisione che deve essere presa, si cerca di capire quale sia la scelta giusta, ci si focalizza tanto su quella questione. E bisogna invece entrare in azione per mettere fine a quell'indecisione, soprattutto se c'è una scadenza che si approccia in maniera veloce e quindi c'è bisogno di fare una scelta. Un altro scenario che vedo ha a che fare con possibili battaglie che si avranno questa settimana con qualcuno. Per delle persone si tratta letteralmente di battaglie legali, alcune lo fanno letteralmente per lavoro, altre invece si danno molto da fare in quel contesto perché devono provare di avere ragione e quindi c'è molta concentrazione che viene messa su quello, molto lavoro che viene fatto perché si vuole provare di avere ragione.
Se non ha a che fare con battaglie legali, ha a che fare con battaglie di altro tipo con una persona, quindi discussioni o cose del genere, in cui si vuole cercare di avere ragione nei confronti dell'altra persona. E quindi vedo questa sorta di battaglia che si potrebbe venire a creare. Il fatto è che quando questo si verifica, si potrebbe avere voglia di non avere più a che fare con quella persona, perché c'è questa sensazione buia, profonda, intensa, che sembra quasi spingere l'energia femminile a voler chiudere le cose con quella persona. Se non è possibile fare una chiusura effettiva, ad esempio se questo è un membro della famiglia, quello che succede è che si inizia a mentire, si inizia a nascondere le cose. Quindi anziché essere onesti, diretti e sinceri, e poi avere litigi e scontri, quello che si decide di fare è evitare di dire tutte le cose. Si inizia a mentire oppure ad avere dei segreti, perché questa è una forma di liberazione. Quindi questo non per forza ha a che fare con l'amore, lo capirete durante questa settimana. Vedo anche il concetto di persone che vanno in vacanza senza dire niente a nessuno, lo tengono come un segreto. Vedo anche che alcune energie femminili faranno ghosting questa settimana nei confronti di qualcuno e per loro quella è una forma di chiusura, specialmente se avete a che fare con qualcuno con cui litigate spesso. Quindi vedete che non c'è possibilità di aggiustare le cose o di essere capiti da quella persona. C'è sempre uno scontro, si finisce per stare male e quindi quello che si decide di fare è fare ghosting, è allontanarsi da quella persona. Per altre persone invece si inizia a mentire, si inizia ad agire alle spalle anziché dire tutte le cose come stanno, perché nel momento in cui lo si fa si finisce per litigare. Ci sono inoltre energie femminili che segretamente stanno pensando di allontanarsi da una situazione, però non lo vogliono dire ancora formalmente. Quindi queste cose sono nascoste, specialmente se questo ha a che fare con rapporti lavorativi dove ci sono dei contratti di mezzo. Ci sono delle condizioni che devono essere rispettate e quindi si ha difficoltà a fare questa comunicazione che comporterebbe il distacco dal contesto lavorativo con cui si ha a che fare. E ci sono persone che stanno iniziando a cercare alternative al proprio contesto lavorativo di nascosto. Quindi c'è una sorta di piano segreto che si ha in mente. E questo mi ricorda la visione iniziale che ho avuto del cavallo che indica il muoversi in libertà e poi dell'occhio del serpente che mi ricorda il sette di spade. Quindi ci si vuole muovere in libertà, però in maniera che non è del tutto onesta, perché o lo si fa facendo ghosting o lo si fa nascondendo qualcosa a qualcuno. Adesso vediamo che cos'è che l'energia maschile vorrebbe comunicare questa settimana. Cos'è che l'energia maschile vorrebbe comunicare questa settimana? Allora, mi sto innamorando di te. Cos'è che l'energia maschile vorrebbe comunicare? Non riesco a dimenticarti. Lo so che mi vuoi. E poi non sopporterei di vederti con un altro. Fondo del mazzo, provo gelosia ed insicurezza. Quindi questo è un messaggio molto forte che ha a che fare con la gelosia di una persona. Si potrebbero osservare delle cose online che danno fastidio, oppure se una persona sorride quando legge dei messaggi, insomma, si inizia a provare un po' di insicurezza e di gelosia. Non si sopporterebbe vedere quella persona con qualcun altro. Ci sono però anche energie maschili che iniziano a provare una gelosia nei confronti di qualcuno con cui le cose si sono chiuse prima. E sono energie maschili che non riescono a dimenticare praticamente quella persona. Se invece c'è un rapporto in corso, sta ad indicare che l'energia maschile non riesce a smettere di pensare a quella persona, sente la sua mancanza quando non è presente. Questa carta che dice lo so che mi vuoi mi fa pensare al fatto che l'energia maschile sente di essere desiderata da qualcuno. In alcuni casi ha delle conferme, in altri invece si tratta di sensazioni interne che prova, nel senso che pensa che ci sia questa reciprocità e questa gelosia che sente la potrebbe completamente destabilizzare. L'energia maschile questa settimana si innamorerà di una persona o ci sono dei sentimenti che crescono nei confronti di qualcuno con cui si sta già insieme. Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile vorrebbe dire. Mi riprendo il mio potere e questo si ritrova esattamente con il re di bastoni, tra le altre cose, perché c'è una situazione che la fortifica. Adesso vediamo cos'altro l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana. Non trovo le parole giuste.
Non era mia intenzione quella di ferirti, ma devo dire che era quasi al contrario. Poi tu non mi capisci. Lei non si sente capita da qualcuno. Questa cosa era emersa anche prima. E ho bisogno di isolarmi. Fondo del mazzo, non pensare che non me ne accorga. Quindi lei si accorgerà di qualcosa, si accorge che qualcuno fa le cose apposta oppure per avere una specifica reazione. È una settimana in cui l'energia femminile cercherà di riprendere il controllo in una circostanza, di essere forte, quindi se prima si è sentita vittima oppure si è sentita debole o aveva paura di qualcosa o di qualcuno, questa settimana riprende il controllo, riprende il potere. Ci saranno delle situazioni nelle quali bisogna trovare delle parole giuste per dire certe cose, ma non è facile. Forse si vuole cercare di convincere qualcuno, oppure si vogliono esprimere delle cose che si ha difficoltà ad esprimere. E quindi quello che succede è che si evita di tenere, per esempio, quella conversazione. Capiterà questa settimana di ferire una persona e ci sono energie femminili che non avevano quell'intenzione, altre energie femminili invece avevano letteralmente quell'intenzione. E poi c'è bisogno di isolarsi, quindi significa che c'è bisogno di riprendersi, di ritrovare praticamente un equilibrio per quanto riguarda una specifica situazione. Quindi se si litiga con una persona perché quella persona non capisce quello che si dice, non si trova insomma un accordo, non si arriva ad una soluzione pacifica, quello che accade è che l'energia femminile non vuole più avere a che fare con quella persona e sente bisogno di isolarsi, almeno per un po'. Insomma, questa è l'energia che emerge. Adesso vediamo qual è l'energia del risultato per l'energia maschile questa settimana. C'è la carta dell'asso di denari e poi abbiamo il 10 di spade sul fondo del mazzo con la ruota. L'energia maschile sembra ricominciare dopo che ha sperimentato del dolore, quindi c'è un nuovo inizio che praticamente si apre e questo di per sé produce un cambiamento. Alcune energie maschili potrebbero essere rifiutate da qualcuno e questa cosa fa male, però vedo che poi andranno verso nuovi inizi, si riprenderanno. Altre energie maschili potrebbero sperimentare dei litigi in cui si sentono ferite da qualcosa che qualcuno dirà, però poi ci sarà un nuovo inizio, quindi si riprenderanno anche da quella circostanza, così come vedo energie maschili con le quali le cose si sono chiuse prima in maniera anche molto dolorosa, però c'è voglia di avere un nuovo inizio e quindi di riprovarci. Quindi andiamo un attimo a chiarire l'asso di denari per l'energia maschile questa settimana, perché c'è l'asso di denari per l'energia maschile durante questa settimana, c'è l'appeso e fondo del mazzo, il cavaliere di bastoni. L'energia maschile sarà capace di andare verso un nuovo inizio e di ricominciare nel momento in cui guarderà le cose da prospettive che sono diverse e soprattutto nel momento in cui troverà la motivazione e il coraggio di entrare in azione per uscire da un'assegnazione. Se nell'ambito di un rapporto c'è stata un'assegnazione, vedo che si vuole entrare in azione per cambiare le cose. Adesso vediamo perché c'è il 10 di spade. Perché c'è il 10 di spade per l'energia maschile? Cosa causa questo 10 di spade? Il 6 di bastoni con il Papa. Ci sono delle persone questa settimana che si preoccupano troppo di quello che dice la gente e vedo che c'è qualcosa che ferisce l'energia maschile a causa di questo. Altre energie maschili invece soffrono perché ci sono dei problemi con enti, istituzioni oppure banche. Pensavano di riuscire in qualcosa, però poi non ci sono riusciti e quindi si sentono male. Ci potrebbero essere anche dei segreti che vengono esposti, che hanno a che fare con rapporti, e questa cosa ferisce praticamente qualcuno. Altre cose che vedo è che l'energia maschile si potrebbe sentire male per qualcosa che viene pubblicato sui social media. È qualcosa che va forse contro il loro sistema di valori in alcuni casi, oppure pensano a quello che direbbero gli altri. Vediamo perché c'è la ruota. Perché c'è la ruota per l'energia maschile? C'è la carta della papessa in una posizione orizzontale con il 7 di spade. L'abbiamo vista prima questa combinazione. In questo caso sta ad indicare che l'energia maschile vorrebbe uscire fuori da un silenzio, da un ghosting, oppure vorrebbe rivelare qualcosa che prima non ha rivelato. Ci sono energie maschili che con il loro comportamento inoltre potrebbero spingere una persona a cambiare atteggiamento verso di loro, quindi ad essere fredde, ad avere dei segreti oppure letteralmente a fare ghosting, a causa insomma di
di come l'energia maschile si comporta. Adesso vediamo qual è l'energia del risultato per l'energia femminile durante questa settimana. C'è la carta dell'imperatrice, la carta del papa e fondo del mazzo sulla carta della forza, quindi ci sono ben tre arcani maggiori. Quindi parliamo di grandi cose che sono significative. L'energia femminile sembra acquisire maggiore forza nei riguardi di una situazione che potrebbe concernere la gente, quello che gli altri dicono, oppure potrebbe riguardare qualcosa di ufficiale, enti, istituzioni, potrebbe avere a che fare con il matrimonio. Vedo che lei si sente più sicura di sé nell'affrontare certe situazioni e questo poi porta ad una rinascita. Ci sono energie femminili che potrebbero iniziare nuovi lavori durante questa settimana, firmare dei documenti che sono importanti. Quindi se prima forse c'era quell'indecisione oppure si ricerca di nascondere qualcosa, vedo che poi successivamente si potrebbe avere il coraggio di entrare in azione. Ci sono anche energie femminili che acquisiscono maggiore forza nei confronti di una figura materna o c'è qualcosa che ha a che fare con una gravidanza e con il matrimonio. Quindi andiamo un attimo a chiarire, vediamo perché c'è l'imperatrice, perché c'è l'imperatrice dell'energia femminile questa settimana. C'è la carta dell'asso di spade e la carta dei tre di bastoni. Quindi lei sembra avere una visione di qualcosa che vuole vedere sviluppare, che vuole vedere nascere, e si ha chiarezza di questo. Inoltre ci sono energie femminili che potrebbero essere oneste e sincere nei confronti di qualcuno, si sentono maggiormente nel loro potere oppure lo fanno nei confronti di una madre. Si potrebbe acquisire chiarezza circa una gravidanza durante questa settimana. Ci sono dei progetti che si vuole vedere nascere, che si vuole vedere sviluppare. Vediamo perché c'è la forza. Perché c'è la forza? Ok, questo è il contrario. Cavaliere di bastoni al contrario con il mondo. Bisogna avere coraggio per completare un ciclo e spesse volte forse si è evitato di entrare in azione perché mancava questo coraggio. Ma vedo che questa settimana l'energia femminile è chiamata ad essere più sicura di sé nel mettere fine ad un ciclo. Ci sono energie femminili che non vogliono più avere a che fare con persone che giocano con i sentimenti oppure persone che sono inconsistenti. Persone che sono aggressive anche, quindi quello che si vuole fare è avere il coraggio di dire basta, di chiudere quel ciclo, e questo richiede appunto un atto di forza. Vediamo perché c'è il Papa. C'è la carta del 10 di denari e c'è la carta del 9 di bastoni. Sembra essere stato un percorso lento e difficile per poter arrivare ad una situazione più stabile. Quindi ci sono energie femminili che potrebbero avere veramente chiuso dei cicli, che hanno avuto a che fare con situazioni molto difficili. Questo è legato a lezioni spirituali e si può trattare anche di traumi generazionali per alcune persone. È stata una lotta, però vedo che l'energia femminile ne esce più forte e sembra arrivare ad una rinascita. Altre cose che emergono è che ci sono energie femminili che hanno avuto dei problemi con dei familiari, ci sono stati dei litigi o ci potrebbero essere questa settimana, però vedo che l'energia femminile ne esce fortificata da quella situazione. Non ha paura di esprimere la sua opinione. Vedo inoltre energie femminili che potrebbero firmare dei documenti importanti che hanno a che fare con un'abitazione oppure che hanno a che fare con il lavoro. Solo che il fatto che ci sia il 9 di bastoni mi dice che da un lato lei era diffidente nel fare dei cambiamenti oppure che è stata una sorta di lotta di qualche tipo. E vedo sempre questi raggi solari che emergono perché ci sta questa chiarezza che sopraggiunge e che porta poi ad entrare in azione, ad essere decisi in quello che si fa. Ci sono persone che potrebbero ufficializzare anche dei legami in alcuni casi, c'è questo senso di benessere che emerge nel complesso e questo poi porta ad un nuovo inizio. Poiché entrambe le energie sono presenti a livello individuale e l'energia femminile rappresenta la sfera emotiva, dal punto di vista emotivo questa settimana si sente il bisogno di chiudere un ciclo per poter andare verso un nuovo inizio. C'è amore intorno a sé, questo è qualcosa che si avverte. Bisogna avere il coraggio di prendere una decisione per quanto riguarda qualcosa su cui si è molto combattuti. Si potrebbe tendere ad evitare di entrare in azione e di mettere fine, insomma,
a quella indecisione che si ha. Altre cose che emergono è che si potrebbe insistere nel convincere una persona di avere ragione, però è una battaglia che poi ferisce perché è difficile essere d'accordo. E quello che accade è che si potrebbe tendere ad evitare quella persona oppure ad evitare di dire tutto quello che si vorrebbe dire e quindi si tende ad agire un po' alle spalle, anche perché la maggioranza delle persone non ha intenzione di ferire quella persona. Quindi quello che succede è che ci si vuole isolare per evitare magari di litigare oppure ci si vuole isolare per riprendersi. Potrebbe essere difficile trovare le parole giuste per esprimere certe cose oppure per convincere l'altra persona di qualcosa. Di fatto si entra nel proprio potere durante questa settimana, si sente questa spinta a recuperare il controllo e vedo che poi c'è questa voglia di avviarsi verso un nuovo inizio, verso una rinascita. Si potrebbe dare nascita a nuove cose durante questa settimana. Dal punto di vista dell'azione, che è rappresentata dall'energia maschile, accadranno delle cose che daranno quella sensazione di successo in qualche ambito. Bisogna rafforzare e coltivare le relazioni con gli altri e si avvertirà una sensazione di benessere e di abbondanza. Abbiamo visto che a livello interiore ci potrebbe essere una sorta di contrasto con qualcuno, cioè si sente il bisogno di convincere un'altra persona di qualcosa. Dal punto di vista delle azioni, infatti, si avverte che c'è un'ingiustizia e quello che si vuole fare è riportare un equilibrio, magari convincendo quella persona di avere ragione. E ci si stressa su questo, perché questo è un rapporto che è significativo. Potrebbe essere amore, potrebbe essere amicizia, famiglia, lavoro, non so quale sia, oppure potrebbe avere a che fare con una scelta per la quale si è combattuti e bisogna prendere appunto una decisione. Perché più si fa questa procrastinazione e più si è in un'energia che è instabile. Inoltre c'è un amore che cresce, si ha difficoltà a dimenticarsi di qualcosa oppure di qualcuno, si ha la consapevolezza che si è voluti oppure desiderati da certe persone e c'è una gelosia che di fatto si verifica. Abbiamo visto che dal punto di vista emotivo c'è questa voglia di andare verso una rinascita, verso nuovi inizi, dal punto di vista dell'azione si vuole vedere tutto questo concretizzare, quindi si faranno delle azioni che sono in linea con quelle sensazioni interne. Quindi si vogliono fare nuove cose e ci sono nuovi inizi che si aprono. Vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!